Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Vorrei fare un video breve, diciamo improvvisato, sì. Vorrei dirvi poche cose sul libro dei Proverbi. Sono probabilmente dei, no, probabilmente sono dei misteri, ma che vengono rivelati alla Chiesa di Gesù Cristo. Stavo riflettendo su alcune cose e niente, volevo condividere dei misteri molto, molto profondi che per la grazia di Dio tutti quanti riceviamo delle rivelazioni. Come già detto, sicuramente queste cose sono state rivelate a milioni di altri credenti, perché lo Spirito Santo rivela a tutti. Quindi non è prerogativa ora di una persona, ora di un'altra, anzi, è, come dire, lo Spirito di Dio alberga in tutti quanti i cuori. E anche se a te sono state rivelate queste cose direttamente, dal momento in cui ascolti questo video, il Signore te le sta rivelando. È tutto qui. Ripeto, il fatto che io non abbia mai sentito parlare di queste cose non significa che mai nessuno lo abbia fatto, ma semplicemente che io disconosco questo. E è normale. Benissimo. Stavo riflettendo sul libro dei Proverbi. Perché stavo riflettendo sul libro dei Proverbi? Perché stavo riflettendo su tre situazioni che colui che svolge un ministero deve concretizzare. Le elencherò molto brevemente. Queste tre situazioni, per quanto riguarda lo studio della parola di Dio, sono le seguenti. Leggere, conoscere, studiare attentamente tutta la Torah. E poi conoscere bene il libro dei Salmi e i Proverbi, in particolare queste tre colonne, senza tralasciare tutto il resto, ovviamente. Ma queste tre colonne sono molto importanti. Perché? Perché il fondamento, come vado dicendo da una vita, di tutta quanta la scrittura, è la legge. La legge è il fondamento e la legge, da quello che io ho compreso fino ad oggi, si trova unicamente, solamente, tassativamente che nella Torah. È solo lì che si trova. Di conseguenza, quando noi andremo a leggere la scrittura, dalla Torah in poi, quindi da Giosuè fino all'Apocalisse, troveremo la legge che si trova appunto, valga la ridondanza, nella Torah. Il Nuovo Testamento non fa altro che attingere alla legge della Torah. Vuoi che lo faccia in maniera riformata? Per esempio, oggi non andiamo sacrificando agnelli, ovviamente, ma il sacrificio dell'agnello resta, ma resta nella sua essenza reale. Cioè che Gesù si è sacrificato, quindi questo resta, ma è stato riformato. Altre cose non vengono riformate, ma restano tali e quali. Non rubare, non rubare. Non dir falsa testimonianza e non dir falsa testimonianza. E così per centinaia e centinaia di comandamenti. Quindi conoscere estremamente bene la legge, la Torah, per il ministeriato è estremamente importante. Un altro libro da non dimenticare mai è il Libro dei Salmi, perché il Libro dei Salmi contiene delle verità incredibili, fra cui molte profezie. Vedi, mi viene adesso in mente così, la profezia del Salmo 83, che molti confondono con Ezechiele 38 e 39, che non c'entra nulla, eccetera, eccetera. E infine il Libro dei Proverbi, perché il libro dei Proverbi ti aiuterà tantissimo a capire quello che devi fare in ogni situazione. Certamente l'uomo di Dio deve maturare, deve andare avanti, acquisire esperienza, crescere negli anni, perché tutto è collegato.
eccetera, eccetera, eccetera. Fatta questa lunga premessa, vorrei entrare un pochino in alcuni grandissimi misteri che, per la grazia di Dio, io vedo nel libro dei Proverbi, se lo volete accettare, amati. Il libro dei Proverbi non inizia con i proverbi e c'è un perché, ma di questo ne parleremo tra qualche minuto. Sostanzialmente, il libro dei Proverbi contiene tre grandi colonne, tre, uno, due e tre, una, due e tre. La prima colonna è il timore di Dio. Cos'è il timore di Dio e qual è il principio del timore di Dio? Prima colonna. La seconda grande colonna è la sapienza. La sapienza viene presentata in un primo step in un certo modo, ma poi proseguendo la lettura fino al capitolo 9, viene sempre a concretizzarsi una certa ridondanza nei confronti della sapienza fino a concludere questo grande dipinto, per farti vedere quello che realmente vuole dire l'autore del libro, che è Dio stesso, per quanto attiene la sapienza. E quindi la sapienza non è altro che il nome, uno dei nomi, come già ho detto anni fa, del Messia. Perché la sapienza è il Messia stesso ed è una persona, e viene presentata proprio come una persona. Uno dei suoi nomi è sapienza. Questo è il secondo step, la seconda colonna. La terza colonna, che non vuole essere l'ultima, ma stanno insieme tutte queste tre colonne, è la donna straniera. Interessante. Cioè la donna che non ti appartiene. Vuoi perché non fa parte del tuo popolo? Vuoi perché, pur facendo parte del tuo popolo, ma appartiene a qualcun altro? E così via discorrendo. Oppure non appartiene a nessun altro, ma tu appartieni a qualcun altro. O a qualcun altro. Uomo o donna che sia, certamente qui fa leva sulla donna. Quindi queste tre cose, nei primi 9 capitoli, camminano di pari con sentimento. Solamente dopo il libro dei Proverbi aver presentato queste tre grandi colonne, solo dopo, dal capitolo 10 in poi, allora inizia a leggere i Proverbi. Prima no. Perché? Perché quando parliamo di proverbi parliamo di sapienza, quindi parliamo di Gesù. E per leggere i proverbi c'è bisogno di sapienza. Se tu non hai sapienza, cioè se Gesù non è nel tuo cuore, non hai la possibilità di accedere ai proverbi, ovvero di comprenderli, li puoi anche leggere, ma non ci capirei un H, come tutti quelli che leggono la Bibbia non ci capiscono un H. Per esempio l'antitrinitario, colui che dice che non c'è un rapimento della Chiesa, colui che dice che non c'è un battesimo di Spirito Santo, colui che dice che non c'è un solo mediatore, un solo intercessore fra gli uomini e Dio, e così via discorrendo. Colui che dice, vedi la Chiesa dei Mormoni, che si può battezzare per i morti, e così via discorrendo, quando prima Corinti capitolo 15 dice l'esatto opposto, e così via discorrendo. Se tu non hai la sapienza, se tu non hai Gesù, non ti serve a niente leggere i proverbi. Ecco perché i primi 9 capitoli, l'autore di questo libro, il Signore, ti presenta la via. Qualcuno disse, io sono la via, la vita e la verità. Quindi ti presenta la via della comprensione, che è la via della saggezza, della sapienza, quindi del timore di Dio. E
in maniera estremamente allegorica, ti presenta una grandissima verità nel capitolo 9 e ti presenta la sapienza e, se fai attenzione, ti descrive l'opera di Cristo. Certamente non vogliamo pretendere che l'unico significato che ha il capitolo 9 è quello che adesso si dirà, perché, come già detto, amati nel Signore, ogni verso, ogni parola, ogni situazione, essendo parola di Dio, ha una infinità di significati, perché Dio è infinito e la sua parola è infinita. La parola è Cristo, la Torah è Cristo, la legge è Cristo, tutta la Bibbia è Cristo. Oggi camminiamo con un libro in mano, un domani cammineremo mano a mano con l'autore di questo libro. E gli baceremo i piedi, lo adoreremo, lo serviremo, gloria sia al suo nome. Non vedo l'ora. Amen. E chi ha fede dica amen. Per andare a chiudere questo discorso, davanti a me ho la Sacra Scrittura, e leggerò in maniera rapida e commenterò in maniera rapida tutto nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno a me. Dice, la somma sapienza, capitolo 9 di Proverbi, io leggo sempre da una vecchia Diodati, la somma sapienza ha edificata la sua casa, Gesù Cristo ha edificato la sua casa. È scritto in Giovanni, vado a memoria, mi pare 14, io vado a prepararvi un luogo, eccetera, quando lo avrò preparato tornerò e vi accoglierò presso di me. Questa casa è formata da anime. La Nuova Gerusalemme è la Chiesa, oltre che ci sarà anche una città, ok? Ma siamo noi le pietre, quindi noi siamo la casa. Oggi lo Spirito Santo alberga dentro di noi. Ella ha tagliato le sue colonne, numero di 7. 7 sono le colonne della sapienza. 7 sono gli spiriti di Dio, anche se uno. Satana imita tutto, 7 sono i demoni che ti entrano quando ti allontani di Dio. Certamente 7 ha un valore simbolico che significa completo e perfetto, ma è anche letterale. Quindi, che vuol dire che Satana è perfetto e completo? Certamente, all'inverso però, cioè, quando tu lasci il Signore, lo Spirito Santo esce, entrano i demoni, tu sarai completamente, perfettamente malvagio, peccatore e anatema. In questo caso qua, in questo senso qua. Ma invece, se tu sei in Cristo, a causa del suo sacrificio, del suo sangue, della sua giustificazione, Romani 5:1, 2, 1, 2, e tu sarai perfettamente accettevole al Signore, imbiancato, lavato con il sangue di Cristo. Ecco il numero 7. I 7 spiriti di Dio vengono descritti, ad esempio, in Isaia, probabilmente tutti si attinge là. E quindi il Signore ha edificato questo. E poi dice nel verso 2, ella, cioè la sapienza, quindi Gesù, ha ammazzato i suoi animali, ha temperato il suo vino e ha apparecchiato una mensa. Infatti, in virtù del sacrificio, non degli animali, come dirà Ebrei, ma del sacrificio di Cristo, la mensa è stata potuta apparecchiare. Ed io non mangerò più di questa Pasqua, ebbe a dire il Cristo Gesù ai suoi discepoli, finché non venga quel giorno dove io la mangerò di nuovo, riferendosi alla cena del Signore, detta teologicamente Santa Cena. Peccato non è chiamarla Santa Cena. Ella, verso 3, capitolo 9, Proverbi, la sapienza, ella ha mandato le sue serventi a gridare di in su i poggioli degli alti luoghi della città, quindi in virtù di questo ha fatto dei prigionieri, ha dato dei doni agli uomini e questi poi hanno andato per tutto il mondo per proclamare questo Vangelo e battezzare nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, chiunque crede in esso e dimostri di aver creduto, ovviamente. Chi è scempio riducasi qua e a dire quelli che sono scemi di senno, venite
chiamare il bene bene e il male male. Venite, mangiate del mio pane, bevete del vino che io ho temporato. Allusione alla cena del Signore, al corpo di Cristo che noi consumiamo in rammemoranza, non come fa il cattolicesimo in transustanziazione perché Dio sgridi il diavolo. Lasciate, verso 6, la scempietà e voi vivrete, camminate per la via della prudenza. Chi corregge lo schernitore ne riceve vituperio, chi riprende l'empio ne riceve macchia. Non riprendere lo schernitore che talora non ti odi, riprendi il savio ed egli ti amerà. Ecco perché alle volte il sottoscritto non dedica più di tanto tempo a certe persone, perché secondo i frutti che si vedono si capisce che non è il momento di agire, eh. È scritto anche di non gettare le perle ai porci, eccetera, eccetera, eccetera. Insegna al savio ed egli diventerà più savio, ammaestra il giusto ed egli crescerà in dottrina. Infatti, proprio questa è l'essenza dell'Evangelo ed è l'essenza appunto dell'opera del Cristo. Quindi tutto questo non fa altro che confermare l'opera del Cristo alla luce del contesto biblico. E poi te lo ripete per l'ennesima volta, capitolo 9, verso 10, dove già lo ha detto moltissime volte, che cos'è il principio della sapienza? E non è altro che il timore del Signore. Infatti il Signore Gesù è venuto per fare l'opera del Padre, per compiere l'opera del Padre. Temendolo, osservando, perché lui è venuto sotto la legge, stando sotto la legge, ed egli ha messo in pratica tutta la legge, senza mai sbagliare, peccare, mai. E in lui non c'è stata ombra di errore, di macchia, di peccato. Lui era l'agnello perfetto, immacolato. E la scienza dei santi e la prudenza, perciò che per me ti saranno moltiplicati i giorni, ti saranno aggiunti anni di vita. Se sei savio, sarai savio per te, se altresì sei schernitore, tu solo ne porterai la pena. Cosa significa? Devi leggere il contesto. Se sei savio, ne sarai savio per te. Se tu sei savio, farai del bene all'anima tua. Se tu sei empio, farai del male all'anima tua. Scritto è che l'empio, colui che è empio, ama la morte. Quindi chi è empio odia se stesso e distruggerà se stesso, e chi è savio edificherà se stesso in Cristo Gesù, la sua casa. E sarai savio per te stesso, oltre che sarai luce, voi siete una lampada, abbiamo visto le beatitudini con il fratello Salamone in Matteo capitolo 5, eccetera, eccetera, eccetera. E solo tu ne porterai la pena. La donna stolta, vedete quante volte ripete questo concetto della donna in Proverbi. La donna stolta, e te lo dice un figlio del re Davide, Salomone, il re Salomone, che aveva abbandonato il Signore per colpa delle donne. Quindi molto ha sofferto quest'uomo, molto ha peccato e alla fine ci ha lasciato un grande insegnamento, lui che ha toccato con mano le profondità di Satana. Quindi facciamo tesoro di queste cose che sono guidate dallo Spirito Santo e vengono da Dio stesso, perché Dio ha ispirato questi uomini. La donna stolta, strepitosa, scempia, che non ha alcun intendimento, siede anch'essa all'entrata della sua casa, il seggio, nei luoghi elevati della città, per gridare a coloro che passano per la via, che vanno addirittura al loro cammino. Chi è scempio, riducasi qua. E se vi è alcuno scemo di senno, gli dice: le acque rubate sono dolci, il pane preso di nascosto è dilettevole, ed egli non sa che là sono i morti e che quelli che ella ha convitati sono nel forno dell'inferno.
Chi manca di sapienza non vedrà la sua ruina, non intenderà la via del male e la percorrerà in maniera inconsapevole. Già l'ho detto, per andare in cielo bisogna fare la salita. La salita è stretta ed è faticosa perché è una fatica, si fa una grande fatica. Per andare all'inferno è tutta in discesa, non ti viene manca il fiatone, perché l'inferno sta sotto, nel centro della terra. E la via è molto larga. Te la fai tutta di corsa senza il fiatone e manco te ne accorgi che ti ritrovi all'inferno. Sì, amici, sì, cari amati fratelli, la sapienza ha sette colonne. Sette sono le colonne della sapienza. Lo dice Proverbi, capitolo 9. Sette sono gli spiriti di Dio, anche se è uno, il Ruach Elohim. Piccola meditazione, spero sia di edificazione, di benedizione. Dio ti benedica. Maranatà, Gesù viene. Con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci si vedrà al prossimo video programma. Shalom.